Vado. Ok. Una nuova sede non per parlare del passato ma del futuro. Siamo stati una squadra seria, onesta, che ha governato bene in questi 5 anni. Sono queste le parole di apertura del discorso del sindaco Massimo Seri in occasione dell'inaugurazione della nuova sede elettorale, diventando di fatto il punto di riferimento per discutere con i cittadini temi e proposte future. Abbiamo aperto una nuova sede tanto perché mi ricandido e questo è un momento formale, ufficiale, anche per farlo sapere a tutte le persone, perché anche ieri mi è capitato che una persona mi chiedeva se mi sarei ricandidato. Lo faccio con lo stesso entusiasmo di 5 anni fa, con la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro per la città e che non è cosa di poco conto. In attesa delle aperture delle urne di fine maggio, quando i fanesi saranno chiamati a decidere se ci sarà un Seri bis oppure se i palazzi del comune di Fano dovranno cambiare bandiera, il candidato sindaco per le prossime amministrative non si è lasciato andare su temi ancora oggi oggetto di dibattito da parte delle forze politiche di opposizione, come la questione della sanità e della clinica privata di Chiaruccia. Anche sulla sanità, tutto quello che mi viene da chi non ha mai amministrato, possono dire tutto, ma da chi ha amministrato prima di me e mi fa determinate accuse mi stupisce, ma comprendo che poi quando non si hanno argomenti ci si attacca a tutto, perché quelle accuse che rivolgono a me dovrebbero rivolgerle a loro stessi, perché certe scelte non riguardano questa amministrazione ma riguardano scelte fatte nel 2012. Puntualizzando che determinate questioni non sono di competenza comunale ma sono di altri organismi. L'inaugurazione della sede è stata anche l'occasione per ribadire quanto è stato fatto durante questi anni, ricalcando numeri già enunciati come i 142 milioni investiti per la città, i 7 milioni di fondi reperiti dall'Unione Europea e in più il primo cittadino ha rimarcato che non ci saranno altre discariche oltre a quella di Monte Schiantello, tranquillizzando i cittadini. Sulle politiche ambientali invece Seri ha fatto riferimento alla bonifica integrale dell'amianto presente nelle strutture comunali con lo smantellamento delle 175 tonnellate, con il miglioramento dei corsi d'acqua e l'avvio dei lavori per la vasca di prima pioggia e la realizzazione degli scolmatori. Sulla questione degli impianti sportivi invece ha aggiunto: questo mandato si è caratterizzato con la nuova piscina e il prossimo sarà col nuovo palasport. Abbiamo già individuato dove farlo, già individuato con quale percorso finanziario farlo, quindi dalla mia rielezione, dal giorno dopo, come ho fatto con le scogliere 5 anni fa, il mio impegno inizierà subito sulla progettazione, sull'inizio del percorso per avere il nuovo palasport.